alla corte di Francia c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, padre ti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Sono Clara Sedina e volevo parlarvi del nostro brano più importante, che è quello di Lady Oscar, grande festa alla corte di Francia. E questo brano nasce, certamente eravamo già, come dire, autori della RCA, Clara Sedina, Riccardo Zara, i Cavalieri del Re. I Cavalieri del Re sono nati per mia volontà con il primo brano La spada di King Arthur. Ora, Lady Oscar, all'epoca noi non avevamo mica internet, non c'erano ancora questi mezzi così, e ci è arrivato solo una comunicazione veloce, una comunicazione molto veloce parlando di questa ragazza che era stata educata come un maschio nel periodo della Rivoluzione francese. E dunque questo ci ha un po' entusiasmati, perché c'era un po' di storia, no? E, anche se tutti i cartoni a quell'epoca avevano delle storie, erano belle, ecco. E così entusiasti, diciamo principalmente Riccardo, a preparare il brano per questa fanciulla. E logicamente bisognava parlare di quel momento magico quando tutti aspettavano questo figlio atteso da questo papà di Lady Oscar, e quando lui sa che è una bambina, insomma, siccome c'erano già non so quanti, forse 7-8, e disperato decide in quel momento che quella figlia sarebbe stata educata come una guerriera per poter lavorare alla corte, perché lui desiderava questo. E questa donna, Lady Oscar, no, è diventata un mito perché ha rappresentato, diciamo così, la determinazione, la donna guerriera, impeccabile, che sa mantenere il fuoco e educata a usare la spada, a essere praticamente come un maschio. E questa storia, no, quando poi è uscita, ha entusiasmato milioni di ragazzi, perché è una storia che ha dato anche un riscatto alla donna vincente, no? Non era la donna frivola o così, era una donna, come si dice, con i marroni. Allora, questa storia ha entusiasmato e noi abbiamo fatto, diciamo che quasi non ci aspettavamo un successo così grande. Abbiamo venduto 5 milioni e più di copie. Ecco, così è stato Lady Oscar 1982. Volano i pensieri, un brano che piace molto, nato un po' di anni fa,
E cosa vuole dire questo brano? Praticamente molte situazioni familiari, no? Vedi, genitori, bambini, i bambini di colpo vedono questi genitori che cantano le canzoni dei cartoni e allora guardano ammirati, ad esempio, quello che si veste da uomo tigre, quello che si veste da Capitan Harlow, e dicono i nostri genitori sono impazziti. Però poi in quel momento anche i bambini vengono a conoscenza della storia di questi cartoni, perché mentre si canta una canzone poi i genitori raccontano la storia, e questo è molto bello perché il bambino viene a conoscenza le generazioni dopo, no? E così questo Volano i pensieri si ambienta in una situazione familiare dove i genitori raccontano dei loro eroi che diventano anche gli eroi dei bambini. E questo è molto bello perché c'è un tramandare, no? Le canzoni degli anni 80 principalmente, perché sono belle, sono canzoni di storie anche belle, e questo è molto importante, che i genitori possano tramandare. Io posso dire che i nostri brani sono nella quarta generazione. Io ho bambini di 5-6 anni adesso che quando sono sul palco cantano le nostre canzoni, magari non tutte, Volano i pensieri sì, e tantissime altre che sono e rimarranno sempre belle. Il cuore è molto importante, e dunque una canzone per il libro Cuore doveva essere veramente particolare. Perché particolare? Perché racconta la storia del libro I Promessi Sposi, che è stato scritto da De Amicis. In che anno? Negli anni della peste, negli anni in cui in Italia la sofferenza, la malattia era molto, molto grave. E dunque attraverso questo libro che si racconta la storia d'Italia in quel momento, per cui è un libro terribile, noiosissimo, a scuola nessuno voleva studiarlo, però i giapponesi sono riusciti a fare un cartone animato è dedicato a questa storia del libro, no? E l'ha chiamato Cuore. Allora, noi abbiamo scritto la canzone, però doveva essere con un tocco magico, no? Perché insieme alla storia del libro
dovevamo abbinare la scuola dove si imparava a studiare questo libro, no? I Promessi Sposi, questo libro terribile. Il cartone, non credete che sia stato molto diverso, perché era anche forte, scioccante, e dunque noi poi abbiamo saputo, o venivamo a sapere, che il nostro brano è bellissimo, e dunque i ragazzi si mettevano ad ascoltarlo, ma poi dopo le prime battute del cartone cambiavano canale, e questo ci è anche dispiaciuto molto, però ci è piaciuto il fatto che Cuore rimane un brano che tocca il cuore, per cui un brano fatto con amore, con quella emozione del momento della scuola, no? E anche in questo libro viene raccontato le sofferenze anche di uno studente, non solo della storia, un pezzo di storia d'Italia, no? A volte un romanzo apparentemente sembra un romanzo così, in realtà inserisce moltissime notizie di quel momento storico, e dunque rimane una testimonianza. E così, e ricordo ancora il primo giorno a scuola, e va avanti. Vi auguro un buon ascolto per Cuore. Devo dire che tantissime persone, anche chi mi intervista, mi chiede: ma qual è il brano che ti piace di più di tutti quelli che avete cantato, che avete composto, eccetera? Allora, io amo moltissimo Lady Oscar, non c'è dubbio, però ho un brano con cui mi identifico molto, è Lo Specchio Magico, no? Stilli e Lo Specchio Magico. Stilli, Lo Specchio Magico, fragile e mitologico, ta ta ta. Allora, non posso cantare tutto, eh? Allora, perché mi identifico? Perché secondo me la vita è fatta di magia. E che cosa crea la magia? Il nostro pensiero. Voi dovete sapere che già da piccoli noi abbiamo il pensiero animato. Se guardiamo una pietra, quella pietra può diventare tantissime cose. Da bambini in Brasile giocavamo anche con i sassi e diventavano scene di storie, anche i ragazzini per strada. Allora, per me Stilli è una musica fatta per una maga che può realizzare i suoi desideri, e dunque io penso, tant'è vero che ho scritto poi un'altra canzone dove supereroe, che è quando tu pensi finché diventa realtà. Allora, una realtà fatta della magia del nostro pensiero, e Stilli è questo, Lo Specchio Magico,
che realizza i suoi desideri. E io invito tutti a pensare a quello che desidera finché diventa vero, perché è bellissimo che noi possiamo utilizzare l'energia del nostro pensiero, ok? Questa semplice ballata è dedicata solo a te, principessa senza regno. Oh, fiorellino, gira, gira, gira mondo. E così fiorellino gira mondo. Ma voi ci credete che io mi sento anche un po' fiorellino? Giro mondo, mi piace, io sono stata in 60 paesi. Ho conosciuto, ho vissuto, prendevo gli autobus per conoscere meglio la città e vedere meglio la vita delle persone. Dall'India all'Arabia, al Brasile, al Sud America, al Nord America, Africa, tutto meraviglioso. Dunque, fiorellino è questa fanciulla che gira il mondo. E ovviamente c'è una storia dietro di questo gattino, no, che ingoia l'anello, e chi trova l'anello trova l'amore. E così, sono un po' chiassosi, però Fiorellino è un bellissimo brano e ci è piaciuto molto farlo, perché tutti questi cartoni raccontavano comunque delle belle storie. Allora erano storie che avevano le loro fasi, i loro capitoli, chiamiamoli così, e dunque ci teneva in suspense. Lo stesso gli altri brani. E Fiorellino è molto amato, questo nostro brano è ben riuscito, perciò io sono felice di cantarvi Fiorellino e di sapere che piace moltissimo Fiorellino. Tigre che lotta contro il male. Ecco, proprio qui, l'uomo tigre, una canzone che abbiamo fatto, cantato con molta gioia, grinta, tutto, è stato un cartone che molto violento da un lato, però questo uomo tigre mostrava anche una parte buona, lui si occupava dei bambini un po' orfano, un po' abbandonati. Dunque, in questo cartone, nonostante ci fosse questa violenza, no? Perché erano combattimenti da impazzire, nonostante questo, c'era questo lato che difendeva il bene, ecco.
Io non so se oggi nelle storie nuove siamo molto preoccupati di difendere il bene. Ci si dà un po' di pugni e finisce lì. Invece l'uomo tigre è una bella storia, amata moltissimo dai ragazzi di tante generazioni, perché noi siamo alla quarta generazione di fans, per cui l'uomo tigre è una bella storia, una bella canzone vivace e racconta la storia di questo uomo che è feroce, determinato, vince sempre, anche se sembra che sta perdendo, poi non si sa come risorge e qualche pugno fatto bene vince, e queste vittorie che portavano anche soldi faceva sì che lui potesse aiutare i bambini. E questo, come dire, in questi cartoni di una volta c'è anche una morale, no? C'è un messaggio che speriamo di trovarli anche oggi. Speriamo. E viva l'uomo tigre, Tiger Man. Ringraziamo Clara perché dopo un periodaccio ci siamo ritrovati, e questo è un piccolo assaggio perché farai parte di una serie di eventi qui al Saloon di Assegni, che è un locale che ormai abbiamo aperto da un po' di mesi, e ovviamente tu fai parte della nostra vita e del nostro percorso, e quindi a breve avrai un concerto qui con tanta enfasi. Con tanti brani, grazie. Tanti brani, tanta gioia.